Eccoci qua. Ci siamo ragazzi, ma dove stiamo? T'ho portato in un posto ragazzi. Ma qua in bosco, ma che è? E qua è tutta palestra. Cioè questo è un centro de Muay Thai. Ah, oggi famo Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai è sport nazionale. Non ho mai fatto Muay Thai in vita mia io. Sport nazionale thailandese. È come la kickboxing con più armi. Gomitate, ginocchiate. Ci ammazziamo. Ci ammazziamo proprio. Ma stiamo da soli? No, ci stanno pure atleti. Ah, atleti quelli gagliardi. No, ho fatto venire tutti i campioni, eh. Fatto venire gente. Ma oggi allora minimo, minimo titolata. Perciò. E allora qui, al pubblico che ci guarda, quanti like chiediamo? Perché qua la 10.000, 10.000. 10.000 proprio al volo così. Anche perché oggi qualcuno si farà male, ragazzi. Sicuro. Quello è il problema. Qualcuno si fa male, una gomitata, una ginocchiata, un rodicchio. Hashtag Muay Thai. Muay Thai. Tempio delle arti marziali. Tutto dedicato. Oh, sto carico. Alle comunque, arti marziali. Mi vedi quanto sono più elegante del solito? Ci hai fatto caso, Cicalo? Ma da un po' che ci vediamo. Cioè, guarda, oh. Cioè, di solito è tutto sportivo, visto che roba. Oggi un po' più. Sei diventato, è diventato un fighetto ormai. Muay Thai è roba, mai è roba tosta. L'hai fatto, però non vedo l'ora. Andiamo, vediamo un po' sta palestra. Oh, però yeah. Tanta roba, oh. Qua tutto tatami. Tutto tatami qua. Ring là. Vedi questi classici sacchi da Muay Thai. Sacco da 200.000 kg. Mamma mia. Questo non lo sposti manco. Questo è regalato. Però ok, manco lo sposti. Bello ring pure. Ma come funziona qua? Oggi che devo fare? Subito primo allenamento, subito sparring, ma voglio fare io. Già Luca. Cioè, per non funzionare. Qua devono menare tutti. Vanno menare tutti qua. Qua è come Tana delle Tigri. Sono tutte ragazze, allora. Anzi, qua è come Fight Club. Primo giorno si combatte. Primo giorno subito. Vivi a svegliare tutto, naso, bocca, tutto. E vai sul sicuro. Allora ragazzi, prima di partire, solito pre-workout, de pre-workout di My Protein, prendiamo uno scoop. Così partiamo a cannone ragazzi oggi. Oggi ci sarà veramente da divertirsi. Uno scoop, come sapete, lo prendo praticamente in ogni allenamento. In cinno. Ok, nel video di oggi, come al solito, Cicalone mi metterà per terra. Dai! Io un po'. No, non mollavo niente. Seminavo. Senza parlare così. Così. Ci spiegherà ovviamente un po'. Le basi. Le basi, ecco, che non ho. Ecco, Simone, niente, tu sei abituato a fare il pugilato, la Muay Thai ovviamente è diversa, è un altro sport. Penso anche a livello di guardia. Esatto, è un altro sport. E come già abbiamo fatto in altri video, sapete che la Muay Thai, prima cosa, è un'arte marziale. Da lì poi nasce tutto l'aspetto del combattimento. Oggi ovviamente proveremo e vedremo. Vedremo insieme qualche calcio, qualche ginocchiata e poi ovviamente applicheremo il pugilato che comunque già sai fare. Okay? Quindi la cosa importante è da sapere che nella Muay Thai si può colpire con quasi tutte le parti del corpo. Quindi pugni, quindi gomiti, quindi ginocchia, quindi calci. Okay? Pensa che gomitate e ginocchiate fanno male. Parecchio. Che... Posso provare a dare una ginocchiata a lui? Vai. Aspetta, prima arrivo che ti do una gomitata, fammi andare prima una gomitata. Io ti do la gomitata e tu reagisci con la ginocchiata. Ecco, iniziare. Ok, allora Simone, iniziamo. La guardia, come dicevamo prima, la guardia è diversa dal pugilato, è meno di profilo, ma è più frontale. Ah, è più frontale. Esatto, è più frontale. La guardia deve essere un po' più alta. La postura, io già nel pugilato ce l'ho così. Ecco, la postura sempre frontale, il piede davanti, leggermente esterno, perfetto. Movimento Thai style, movimento basculante. Questo è il classico movimento che contraddistingue proprio un Thai boxer. Proviamo a tirare un calcio, il primo calcio destro. Devi cercare di colpire il centro dei pau. Ok, bravo. Porta giù anche questo e questo lo tieni su. Lo tengo su. Esatto. Ok, giù. Uno. Ok. Movimento. Yep. Uno. Yep. Uno. Calcio. Ole. Adesso ginocchiata dritta, sale. Quella. Questa. Esatto. E questo va a prendere. Così, subito. Il mio collo. Non è un pugno, è una presa. Mi devi prendere il collo Okay. e tirare giù. Ok.
Bravissimo. Movimento 1, 2, 1, 2, ginocchio. Bravo. Bene il movimento, questo movimento qua. 1 e torno. Quello non deve rimanere qua. Va giù. 1. Eccolo là. 1. Ok, 1-2. Come 1-2. 1-2 gancio sinistro. Adesso proviamo il gomito sinistro in avanzamento. Così. Esatto. Okay. Questa qua e questa qua. Gira. Esatto. Okay. Proviamo 1. Ok, 1. Ok, 1. Ok, 1. Ginocchio. Ok, 1. Ginocchio. Ok, 1. Ginocchio. Ok. Movimento. Eccoci qua, Simo. Vai, è il nostro secondo round. Un po' di ripasso, vai. Dai, ripassiamo, vai, mancino, via. 1. Oh, 1. Oh, 2. Oh, oh, 2. Oh, oh, 1. Ehi. Ma Simone, una cosa importante, non ti impegna troppo perché sennò poi mi screditi. Cioè, Simone è forte. Simone, Simone è forte. Ma io so bene. Oh, sempre sta scusa che è vecchio. E meno a tutti. Meno a tutti, è macello, è macello. È incredibile. Ole, gomito. Ole, medio. Prova. Miccio. Oh, bello, oh, andato pieno. Porca troia. Questo. Mamma mia, che roba. Adesso proviamo un'altra gomitata verticale. Ok. Esatto, dal basso verso l'alto. Di solito si tira sotto al mento. Sotto al mento, questo te spegne. Questo te spegne proprio, vai. Uno, gomito, bello, vai. Bello. Uno. Dico un trucco. Fai finta che ti pettini. Tanto mi devo pettinare davvero, guarda, mi sta abbassando. No, perché per lui è perfetto. Ti metti a posto il ciuffo. Per me è perfetto. E via. Uno, due. Mi piace andare liscio. No, devi andare avanti perché. Prova, prova. Uno, due, bravo. Prova. Uno, due, bravo. Uno, due, tre. Ok. Il bello deve ancora arrivare, ragazzi. Questo non è niente. Questo è il preriscaldamento. Potete sapere che in questa palestra per allenarsi in un certo modo bisogna passare, come si dice, il battesimo del fuoco. Quindi adesso so botte. Quindi adesso, ragazzi, cicalone, farà sparring con tutti e io starò dietro la telecamera a vedere come prendere il colpo. Sa che devo farlo tutti e due, guarda. Gianluca su queste cose per tutti e due. Raga, per essere preoccupato cicalone significa che la faccenda... Ma sai perché sono preoccupato? Perché anche se la differenza di peso di sti ragazzi è sensibile, quando ti arriva un gomito o quando ti arriva un ginocchio è una parte talmente dura e tagliente e pericolosa che tu rischi, che ne so, con una piccola gomitata, certo, che t'apre subito, subito, capito? Ragazzi, vedo lui parecchio incazzato, secondo me finisce che ci mette tutti a terra. Sfida cicalone Valerio, pronti, eh? 1, 2, 3, ciao! Eccolo, parte subito con il calcio. Non usa solo calcio qua, che sta a fare? Blocca qua. Guarda, Cicalone in azione. Guarda che tecnica l'avversario. Cicalone è interessante vedere nei panni del Muay Thai, eh. Sempre box. Oh, bella. Bravi ragazzi. Good. Bella. Simone workout, Giordano. Via. Non lo vi ho mai, raga. Vai, vai. Vai, prova Simo, prova le gambe, prova le gambe. Vai, prendilo il clinch, Simone, là. Vai, prova, prova, prova. Ok. Vai, vai, vai. Vai, colpo sotto. Ciao, con chi? Sì. Ok, sì, sì, ce l'ha, ce l'ha. Ok. Occhio, Simo, che c'è una gamba davanti che è rossa, eh. Raga, siamo tipo 28 a 1. Accorcialo, accorcialo, non gli clinch, clinch, vai, accorcialo. Vai, vai, Simo, accorcialo, vai, vai, ecco, dai, un po' il tuo, dai, bravo, oh, vedi, sotto, blocco, bravo, capito Simo? Clinch, clinch, bravo Simone, sotto, vai, lo kick là, ok. Perché poi mi viene ragionata da pugile, solo braccia, certo. E appena però penso, vada, arrivano subito le gambe. Oh, regà, è tutta rossa la gamba. Allora, eccoci qua, un altro match tra Simone Cicalone e la nostra Rachelina Tidei. Pronti? Via! Oh, oh, ma che è? Oh, giuda! Guarda, una sequenza bellissima, mi ha piegato la gamba e sono sceso e mi ha infilato sul mento. Oh, 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 oh,
Mamma mia, che lo fa! Aia! Eccolo, bam! Ma Simo, scappa, esci da lì, Simo! È un consiglio! Oh! Oh, oh! Che stava a fare, martello? Ma Simone, non ci hanno detto che era campionessa italiana? Guarda la faccia di Simone, oh, è rossa! L'ha ammazzato! Oh, io direi che c'è il conteggio qua, capo! Quindi, mi stanno dicendo campionessa italiana, infatti io dicevo, aspetta, qua c'è qualcosa in cuore, troppo forte! Ma te pare che te facevo fare con gente casuale? I più forti della palestra! No, d'Italia, no da Roma! Mi sto più a tutti. Ah, Elisa, e chiudi sempre l'azione, eh? Non gli è da letto. Al zoppo. Cavallo zoppo non corre. Non c'ho più la gamba sinistra. Mo sono preoccupatissimo perché la sinistra non ce l'ho più. Vai Rachele! Ci siamo? Vai! Finisci la gamba davanti così è fermo, subito, vai! Piano, piano, Rachele! Scarica, si è buono! Vai! Saluti paura! Sono paura, sono una scuola! Mamma mia, vai! Simone, puoi mandare un po' dopo le braccia? Sì, sì, pure le braccia! No, lo sai perché? Adesso chi lo vede non se ne accorge, ma quando arrivano i low kick, io c'avevo più la gamba si blocca. No, ma certo, se stavo pure andando via. Io guarda, lo vedevo da qua, e allora direi che il primo allenamento di Muay Thai in assoluto è andato piuttosto bene, però ci hanno. Piuttosto bene. Nella parte iniziale dei colpi. Mi sono divertito anche dopo, ma un po' meno, perché abbiamo preso le botte. Però vi dico una cosa: se arriviamo a quanti? 15.000 like. 15.000 like. 15.000 like, facciamo la sfida io e Cicalone. Muay Thai. Like, se no non faremo mai sta sfida. Hashtag era Muay Thai. Muay Thai. Hashtag Muay Thai, semplice. Io ringrazio comunque tutti loro che hanno partecipato al video, veramente grazie fino a una certa, perché ci avete menato tutti dal primo all'ultimo. E grazie soprattutto anche al maestro che ci però ha fatto questa prima lezione. Posso dire una cosa? Ho notato che le ragazze erano più avvelenate. Sì, è vero, tantissimo. Quindi regà, direi che per questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutti i prossimi video. Trovate i social di tutti noi in descrizione. Ci vediamo alla prossima, bella regà. Bye.